temperatura fuori è di 28 gradi. Sono le 9 del mattino e oggi si festeggia San Vincenzo. Ettore, che c'è? Ma quante persone sono entrate oggi? Una. Ah, Nino, così non si può andare avanti, Nino. Qui c'è una svolta, qui c'è un'idea. C'è un'idea. Ambedio. Fermo, sta bassa, ci penso io. Oh, io cosa hai mas? Noleggio bici, scooter, tandem, monopattini. Souvenir. Oh, ma certo, souvenir. Abbiamo ogni genere di souvenir. Portachiavi, penne, statuette, libri, anfore. Serve una guida? No, eh. Foto del Papa nuovo? Vecchio? Nemmeno. Oggetto spiritoso? Spiritoso. Spiritoso, ok. Questa essere mutanda con membro maschile. Ottima da regalare il giorno della prima comunione. Nemmeno. Abbiamo questa qui, guarda qua, guarda qua. Parannanza. Questa essere buona per cucinare. Poi abbiamo... Mandoso, idio. Oh. Qua c'è un'idea, Ettore. A ridirlo un'altra volta. Commissario, un telex. Grazie. Pronto? Qui sì, c'è sì, abbiamo provveduto. Stia tranquillo. Qui c'è un'idea. Cazzuzza, eccola l'idea. Pronto? Nino, ci ho avuto un'idea. Ettore, hanno pubblicato l'annuncio. Gagliardo, testa integrale. Ascolta, allora, attività commerciale, zona stazione Termini. Cerca ragazza immagine per campagna promozionale. Si richiede bella presenza e professionalità. Si offre in fisso più provvigioni sull'incremento di fatturato. Presentarsi in via, eccetera, eccetera, Come vedi? Ma non era meglio scrivere Mutella? Ma no, ragazza immagine, rende più l'idea. Vabbè, vediamo chi si presenta. Oh, che siete voi che state a cercare una ragazza immagine? Oggi tutto è immagine. Arte, la società, la politica, l'economia, tutto si basa sull'immagine. La gente non gliene frega niente di come sei. La gente gli interessa solo di come appari. Secondo me questa è proprio la società del silicone. Basta che te fai due tette, fai un po' di culo in palestra, lavoro lo trovi subito. Ci avete presente quella, Pamela Anderson? Ecco, secondo me quella della vita ci ha capito tutto. Ah, volete una gomma? Ah, guarda che sto buone. Ho visto il vostro annuncio e mi sono decisa a presentarmi per questo dialogo. Colloquio, signorina, questo è un colloquio. Infatti, io non ho molte pretese, nel senso che non ho tanti grilli per la testa. Cioè, nel senso che so accontentarmi. Ad esempio, a me non piace il ragazzo pieno di soldi, che mi porta tutte le sere a cena fuori, che mi porta in giro. No, io voglio un ragazzo che mi ami per come sono fatta dentro. Avete capito che tipo sono? Allora che fate? Mi prendete? La cosa che mi fa incazzare dei sindacati è di aver ceduto su una serie di punti fondamentali. Così la richiesta di noi lavoratori ha dovuto ricreare se stessa partendo da presupposti che sembravano assodati, ma che in realtà non lo erano affatto. Allora io mi domando e dico, fino a che punto può spingersi la domanda di un lavoratore a termine? Dico a voi! Fino a che punto? Non lo sappiamo. È proprio questo il problema. La classe dirigente gestisce un potere di cui non ha piena consapevolezza. Tanto alla fine chi lo prende nel culo siamo sempre noi! A questo punto io non mi sbilancio. Voi fatemi una buona offerta e io la valuto. Allora? Ma quante ragazze abbiamo provinato oggi? 78, 32, 33, una trentina. E quante ne abbiamo selezionate? Consideriamo che quella di Ostia c'ha problemi di spostamenti. Quella sua di Puntino è zoppa. La mulatta non sanno a manco in bicicletta, ristiamo da capo a 12. Andiamo bene, stiamo al punto di partenza. Sì, ma solo per punto di partenza non c'hai un tupalle così. Scusate. Se per colloquio è tardi, signori. Vabbè, allora passo domani. No, prego, ormai sei qui, prego. Allora, che comodo. Come ti chiami? Mi chiamo Anna. Ok, assunta. Ma è il colloquio. Il colloquio l'hai superato. Ha superato, no?
Alla grande! Non dico mai basta all'amore. Adoro gli occhi che guardo colore di mare, i tuoi e quel sapore di vita che sento baciandoti, lo sai. Oh, ci avete avuto veramente una bella idea, È stato un successo. Siete stati due geni, siete stati. E questo perché? Perché la pubblicità è l'anima del commercio. Oh, questo perché tira più un pelo di figa che un caro de boi. Diretta a me. Avete fatto bingo qua, ragazzi. Sì, però ogni medaglia c'ha il suo rovescio. Guarda Ettore, da quando è arrivata si è completamente rincoglionito. Chiamalo scemo. Quello pensa di poter stare a scopare. Ma che pensa? Quello ha smesso di pensare, mi sembra il suo cagnolino fedele. Ogni volta che lo chiama, tac, scatta su attenti. Nino! Eccomi! Vieni per favore! Vado, eh! È il bue che dice cornuto all'asino. Io vorrei tanto sapere chi è questo Ettore. Papà, è un amico. Un amico? Sì. Allora, o fa il fioraio o è particolarmente affettuoso. Grazie. Oh, ma come ti sei vestito? Io? Ma come ti sei vestito te? Mi sembra il manichino dalla standa. Guarda che mi sono messa la prima cosa che ho trovato nell'armadio. Guarda che tu sei cascato dentro l'armadio di qualcun altro, te lo dico io. Sì. Senti un po', ma è arrivata? No, ancora non è arrivata. Chissà dove sta, non lo so io, ma... Ci avrà avuto un contrattempo. Poteva pure avvisare. Non l'ha fatto. Guarda se non gli è successo qualcosa, eh? Ettore, ma che stai a dire? Allenta te il nodo della cravatta che ti blocca l'ossigeno che arriva al cervello. Ci avrà avuto un contrattempo. Arriverà. Tu di che arriverà? Arriverà. Nino è attore? Che? E levati. È una calligrafia femminile. No, aspetta. Sbrigati. Fammi vedere, state zitto. Leggi, fammi vedere. Cari Nino e Ettore, all'inizio avevo deciso di parlarvi di persona, ma poi ho pensato che una lettera scritta mi avrebbe aiutato a essere più sicura e a non farmi prendere dall'emozione. Anna, dammi qua. Ora mi sembra quasi di vedere le vostre buffe facce un po' sceme nel capire che a scrivervi sono io. Qua sta a parlare di te. E dai, leggi! Con voi sono stata benissimo e vi voglio ringraziare per le bellissime settimane passate insieme. Con voi sono stata benissimo e vi voglio ringraziare per le bellissime settimane che abbiamo trascorso insieme. È stata un'avventura che non dimenticherò. Ma ora sento che è arrivata al termine e me ne rammarico. Purtroppo ogni percorso della vita ha una sua durata e non sempre possiamo essere noi a stabilirla. Mi consola solo il fatto che gli affari per voi vanno alla grande. E di questo mi sento un po' responsabile, oltre che orgogliosa e felice. Mi mancherete. E mi mancheranno le vostre bici. Baci. Amo.